Certo, per far sì che tutto funzioni, ossia abbiamo visto un video che è il risultato finale del lavoro delle frecce tricolori, ossia la manifestazione aerea. Per far sì che si arrivi a quello c'è bisogno di un lavoro di squadra, non c'è bisogno solo di piloti, quindi è tutta la squadra delle frecce tricolori che opera per garantire il risultato finale. Le frecce tricolori è una squadra composta da circa 100 uomini e donne che lavorano quotidianamente così come uomini e donne dell'Aeronautica Militare 365 giorni all'anno per garantire la sicurezza del paese e per garantire un risultato, nel caso delle frecce tricolori quella dell'esibizione della manifestazione aerea. Ecco, già 8.000 ragazzi hanno ascoltato quella che sono le vostre esperienze. Lei umilmente ha detto che non solo i ragazzi prendono da voi, ma anche voi. Beh, è un'esperienza anche per noi, perché noi di lavoro non facciamo questo, nel senso noi nei panni dei piloti, comunque del sottufficiale che lavora quotidianamente sul velivolo, non facciamo questo di lavoro, però è un'occasione per noi per imparare anche dai più giovani. La società ovviamente si evolve, i giovani di oggi sono diversi rispetto a come eravamo noi, cerchiamo di imparare, di apprendere il più possibile anche noi. E poi cambiano anche quello che è lo spirito, la dimensione, il lavoro, per ottenere risultati importanti. Alla base di tutto, non per solo per far parte dell'Aeronautica Militare o per far parte di una organizzazione ben strutturata quale l'Aeronautica Militare, ma per raggiungere gli obiettivi nella vita bisogna lavorare duro. Come ho detto prima, si comincia dai banchi di scuola per passare poi nel mondo dell'università o negli istituti di formazione delle varie forze armate, dell'Aeronautica Militare, per poi arrivare nel mondo del lavoro preparati con dei valori ben saldi. Grazie mille, a lei, grazie. Thank you.